Gentili spettatori a Pallo 2, bentrovati in questo nuovo appuntamento domenicale con Rodolfo Toscani. Oggi voglio chiedere a Rodolfo una domanda un po' particolare, ovvero che cosa ne pensi dei Maranza? Guarda, cosa ne pensi dei Maranza? Niente, è un ricordo di vecchi tempi di militari che hanno combattuto. E poi stamattina venite a comprare da me, da AWS. Che facciamo tante cose, mazzi di fiori, consegne di tutto l'appallo a Genova, tutti venite a comprare adesso, e all'appallo siamo migliori di tutti. E dimmi una cosa, per quanto riguarda le nuove elezioni politiche del nuovo sindaco, sei triste del fatto che non ci sia più Carletto al potere? Sì, mi dispiace, però ancora un po', ancora un po' ce ne vuole, dura un po'. Secondo te, chi sarebbe un buon sostituto per il trono di Rapallo? Non so, forse Giacomo Raffo. Giacomo Raffo. Sì. Sì, sono d'accordo. Dimmi una cosa. Come trascorrerai questa domenica? Cioè, la domenica secondo te va trascorsa in maniera classica, ovvero messa a pranzo a casa dei genitori, oppure c'è dell'altro? No, casa da cena con i genitori, poi ognuno sua cosa. E dimmi una cosa, per quanto riguarda il municipio, secondo te è una cosa giusta che ci sia la bandiera dell'Italia vicino a quella della bandiera dell'Unione Europea? Cosa giusta, Cosa giusta? sì, perché è una cosa che ci teniamo tanto in Italia, alla parola. E dimmi una cosa, guardando l'obiettivo, hai un messaggio importante da dare alla gente che ti segue, i tuoi fan di Rapallo? No, seguiteci a noi, È nel giusto. comune, aiutateci, Giusto. tutto lo staff. Nessun messaggio, quindi. Comunque sì, aiutateci sempre. Invece per quanto riguarda la guerra. La guerra non so niente. Allora, lasciamo lì, che anche dalla mafia lì, l'altro giorno mi ha sentito un po' di rogne, però bisogna aiutarli contro la mafia. L'altro giorno l'aiutare la chiesa, ho sentito un po'. Cosa ne pensi dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro? Un argomento molto piccante che ultimamente tocca tutti i servizi telegiornali. Meno male, finalmente siamo trovato uno in Italia, siamo contenti, ci vuole. La mafia, secondo te, si trova anche nella città di Rapallo? Tutte le parti, va, tutto il mondo. E come si può combattere? A fare qualche denuncia, qualcosa, ai carabinieri, tutte quella roba lì. Sono d'accordo. Invece con il sistema scolastico odierno ti ci ritrovi? Pensi che sia un sistema valido? Penso di sì. E quali aspirazioni lavorative hai adesso per il futuro? Adesso niente, adesso l'aiuto in giro per consegne per il futuro. Ti ringrazio molto Rodolfo. Allora, un saluto a Ah, tutti quanti. ciao. Bene, grazie, bella intervista. È stata rapida, veloce, Sì. bella. Aspettiamo che vieni domenica prossima.